giorni, di qualche giorno fa, la dichiarazione di Melicchio riguardo all'ispezione che è stata fatta. Ecco, lei cosa si sente di voler rispondere a quella dichiarazione? Sì, mi fa ridere, quasi quasi diventa una barzelletta quella che propinano all'opinione pubblica. Loro si sono dimenticati che per 5 anni, ben 5 anni, tutti i dirigenti regionali sono stati nominati ad interim senza un avviso pubblico, cioè quello che loro stanno contestando, per una nomina che io ho fatto che da 2 mesi praticamente non avrebbe soddisfatto la realizzazione di quello che si proponeva, e cioè fare i bandi per nominare i dirigenti attraverso gli avvisi pubblici. Loro purtroppo a me contestano che in 2 mesi non sono riuscito a fare quello che ad altri hanno consentito per 5 anni stando zitti. Quindi diciamo questo parallelo dall'idea della, quindi non, nessuna ispezione, è solo una richiesta di informazione che noi daremo e che daremo anche in maniera dettagliata non solo alla funzione pubblica ma anche alla Procura di Reggio Calabria, dove riteniamo che sia opportuno che si apra un procedimento nei confronti di chi in passato ha tollerato tanto ed oggi non si sa perché, per quali ragioni, per quali interessi, dopo solo appena 2 mesi si sta facendo di tutto per non far lavorare un dirigente incaricato per redigere dei bandi e quindi assegnare gli incarichi di dirigente generale, di dirigente di direttore generale e anche gli altri incarichi dei vari settori o delle aree in una situazione in cui fino ad oggi diciamo ha governato il caos, quello che insomma tutti quanti noi sappiamo.